Eccoci qua, eccoci live. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Bentornati, speciale Serie A. Oggi è diventato ovviamente per forze maggiori speciale mondiali con tutti i nostri amici che io vado subito ovviamente a salutare e presentare. Allora, Allora, in primis, come sempre, come Seba si sono Frey. Ciao comportati, Seba, hanno detto bentornato. ciao Jacopo, buonasera a tutti, Tutto come stai? bene? Tutto bene tu? Un po' di una partenza un po' così, per qualcuno nel mondiale. Esatto, ci sarà modo di parlarne. Ne parleremo insieme anche a Fabrizio Ravanelli. Buonasera Fabrizio, bentornato. Grazie, ciao Jacopo, ciao Seba, Ciao buonasera a Fabi. tutti. Con noi anche sempre il solito Fabrizio Mabiasin. Buonasera Ciao, Fabrizio, buonasera a tutti. Mi sembri un bentornato. po' Dragon Ball, Seba, stasera. Cosa ho messo per te? Mi sembri Dragon Ball. Tra la Il felpa e i capello. capelli, beato te che ce li hai, mi sembri un po' Dragon Ball. Allora, No, dovrebbe esserci non anche sei Carlo uguale. Pellegatti dietro le quinte, solo che non lo vedo, quindi vediamo se Ma arriva. dov'è? In che zona del mondo è Pellegatti Non lo so, stasera? adesso lo scopriamo. Appena lo vedo nero, quindi appena probabilmente sarà al telefono a sentire le ultime news sul rinnovo di Leao, starà tirando fuori qualche notizia. Intanto ne approfitto per salutare anche Giorgio Gerarducci. Buonasera Giorgio. Dite la Jalapa Svens se non nessuno sa chi cacchio io sia. Volevo vedere se qualcuno lo sapeva. Adesso mi hai rovinato. Mi hai rovinato. E anche Marco, allora, della Jalapa's Band. Eccolo. Della Jalapa's Band, perché a me invece mi conoscono anche Ah, senza. te ti conosco anche senza. In quest'ora me lo conoscono. Esatto. C'è Biasin, l'unico che tiene altri colori. Sì, e poi puntuale, è la prima volta che vedo Biasin puntuale. È vero, io non sono mai Perché non era puntuale, allo come fate a stadio, saperlo? ecco Io perché. non so. Beh, seguo, ogni tanto ti seguo anche in Lombardia. Ma Ah, e Ravanelli è sì. quello vero, non è la parodia di Joy Redix. Sì, è quello No, vero. quello vero, quello E poi c'è Seba, anche il nostro ricordo ancora buon la amico tua Carlo coppia, Pellegatti. Ravanelli Sì, un B, saluto a Ravanelli tutti, un vero. saluto. Pellegatti sta facendo un gran premio. Sì, Pellegatti dove sta sei? raccogliendo soldi per il In rinnovo di penombra, Leao. sono in dove penombra sei? Su d'auto. sui viali in cerca di. Vabbè. È arrivato anche Massimo Zampini. Buonasera Okay. Massimo. Ciao ragazzi, ciao Squadra ragazzi. al completo. Massimo, Prima, no, vabbè, Seba, se devi fare saluto, vai. dimmi Seba, dimmi tutto, caro. ho trovato il mio procuratore. Chi è? Caramba, che sorpresa! Hai capito, il Tosellone. Salutiamolo allora, A Lucone caso, Tosello. Bravo, voglio buona scelta, buona salutarlo. scelta, buona scelta. Ragazzi. Allora, prima di iniziare a entrare nel vivo di quello che è successo un po' nei mondiali, Carlo, Marco, Giorgio, se Sì. volete illuminarci un po' su quello che succederà un po' più avanti con i mondiali su PPTV. Sì, dal 3 dicembre, cioè dagli ottavi di finale, commenteremo tutte le Ma per quello partite. che riguarda. Vai, Un bel Carlo. ritardo qua. O sei Sì. rimbambito Pellegatti o un ritardo di un quarto d'ora rispetto agli Tutte e due altri. le cose insieme, Sì, anche. probabilmente. Carlo, vai te, No, Carlo. vai Carlo. Diciamo che eliminata un po' di fufa, tipo l'Argentina, le squadre semi Sì. eliminate, Qatar e l'Argentina. esatto, Solo la rabbia. cominceremo a parlare dei mondiali dagli ottavi di finale. Anche perché abbiamo in uscita un libro che è uscito Oggi, peraltro, è mercoledì. uscito il libro, no? Eccolo qua. Esatto, Che bravo casualmente è Giacomo. qua. Casualmente è qua. Ma che caso? La Di una nostra bellezza storia. invitante, e quindi. Carlo, volevi No, aggiungere e faremo qualcosa le prima che. partite. Abbiamo finito di dire le partite, le commenteremo sul nostro canale Twitch. Ne faremo in alternanza una sul nostro canale Twitch che si chiama Jalapa's Band o Jalapa's TV, neanche me lo ricordo, e l'altra su BPTV. Ci daremo il cambio una partita al giorno, una su un canale e una sull'altro, dagli studi di BPTV. Però sempre a casa di Zampini lo faremo questa Sì. cosa, sempre. Perché Ho già l'hai con ospiti Zampini, esatto, perché io bravi, l'ho dai con Zampini. saggi, saggi. Io ve le mostro le bottiglie, ma fate voi poi. Sì. Sono ancora piene, tra l'altro. Esatto, stranamente, Ma le cambia una volta al giorno. nonostante le annate che stiamo vivendo, sono ancora piene. Carlo, vuoi illuminarci con qualche. Ma cosa vuoi che ti No, illumini? Che sta guidando. Il mio compito sarebbe in partenza quello di fare un po' da guida nella partita. Poi Sì, perché Carlo ne commenterà con quali noi, sono dimenticate di in teoria dirlo. dovrei dire che cosa succede in campo.
poi mi ricordo la precisione con cui commentavi dopo due minuti, no, perché... se poi è come Danimarca Tunisia e Polonia Messico, sarà molta Jalappa e Jalappa è sempre molto molto meno, perché mi sembra che sia successo comunque, poca roba. Scusatemi, sì. Io mi rendo conto solo adesso che Giorgio e Marco hanno comunque sempre bisogno del signor Carlo. Esatto. Lui. Già gli europei scorsi che abbiamo commentato su Twitch, lui ha preso il posto del signor Carlo, perché come il nostro signor Carlo, che è un uomo d'altri tempi, anche per Legati è un uomo d'altri tempi, cioè non è, lui non vive in questo 2022, lui è fermo a 30-40 anni fa, al proprio diciamo modo di vivere antico. Infatti, quando intervengo io, la sigla è "Mamma, tu compri soltanto i balocchi per te, i profumi". Roba te, così. Esatto. Sì. Ma allora scusatemi, a questo punto posso anche ricordare il celebre record di Carlo Pellegatti al cospetto del Cavaliere, ce lo ricordiamo tutti. Record di servilismo italiano. Sì. Grande record quello. Quante volte? Sempre stato prono al potere. C'è da mettersi a 90, Carlo non è secondo a nessuno. Carlo, ci scrivono che aspettiamo allora metafore in tedesco e barzellette in francese a sto punto. Ecco, esatto. Capito, aspettiamo. Metafore in tedesco e barzellette in francese. Dio è anche diventato sordo nel frattempo. Con One Zweifel, ecco. Senza dubbio. Ma hai comprato il cavallo nuovo? Pioli's on fire. Esatto. È ufficiale? Pioli's on fire. No, veramente. Pioli's on fire l'hai chiamato? Esatto, ma cosa mi tocca sopportare? Ricordi per te poco piacere, ma non so cosa farci. Per noi sì. Quindi facciamo questa cronaca dei mondiali. In effetti è stata una scelta, secondo me, anche intelligente sul fatto di partire dagli ottavi, perché abbiamo visto queste partite sono di difficile descrizione, non succede molto, almeno in questa non finiscono mai. Non c'è mai recupero. Cioè, sono già i supplementari dall'inizio, praticamente. No, ma sì, è successo l'Arabia. Io partite per adesso non ne ho viste granché, perché non sono davanti alla TV. Perché sei un professionista, bravo. Sì. Perché non gioca il Milan, solo esatto. Gioca il Milan. E passi le giorni serate sui viali, ecco, diciamo. Però, per aggiornamento professionale. Ho visto dalla televisione francese che i due commentatori... Sì. Che però divisi, perché guardi la televisione francese? Perché è in Francia e quindi ho visto la televisione francese. Si agitavano molto ai gol dell'Arabia. A proposito, Marco, com'è andato Lautaro? Ma non ho visto neanche una riga. Male? Neanch'io ho visto l'Argentina. Ero a promuovere il libro, sono tornato a casa e mi hanno detto che aveva vinto l'Arabia Saudita. La cosa bella è che dico questa roba che fa abbastanza ridere, che mi ha chiamato un nostro collaboratore dicendo: guarda, c'è uno dell'Arabia Saudita che mi sta stremando, perché noi di solito abbiamo anche gli ospiti che fanno parte delle nazionali, quelli che giocano, quindi c'è uno straniero, questo qui mi sta stremando, e io gli ho detto: ma no, dai, noi iniziamo dagli ottavi, non ci sarà mai quello dell'Arabia Saudita. Arrivo a casa, l'Arabia Saudita ha vinto, e ti ha richiamato la lucidità. Comunque io, che sono diciamo un grande estimatore dei mai dire dalla prima epoca fino a oggi, stamattina leggendo la formazione dell'Arabia Saudita mi sono ritrovato un po' nei sardi, perché la formazione dell'Arabia Saudita è Al Franco. C'era solo un Franco, bellissimo.
Comunque è il mondiale dei portieri questo, cioè, ho visto portieri fare delle, tenerei a Frey qualche sentenza, cioè, potrebbe giocare tranquillamente ancora Frey, visto la qualità di alcuni portieri che ho visto nelle prime partite. Beh, Giorgio, quello dell'Arabia, tu cosa dici? L'Arabia Saudita ha parato tutto oggi. È vero. Oh, sì, ma tutti, ma tra quello del Qatar, anche con l'Argentina oggi, che un po' di responsabilità secondo me sul secondo gol ce l'ha, quello del Mendy, ce ne sono stati tanti. Mendy quella... considera che poi insomma è una nazione africana insomma importante, sì, Mendy ha fatto insomma ha fatto molto male, sembra vita dopo il petardo che ha preso San Siro, che divenne suo fratello per dire. Però quello del Qatar non è un portiere, cioè l'hanno preso, l'hanno preso al circo, al Luna Park, l'orsetto del Luna Park, quello a cui spari e si deve spostare. Ma mi hanno detto che Mendy è così perché si è fatto in una piscina vuota, non so se... sarebbe il primo, perché qua che avremo non è mai successo, veramente. Beh, è successo a Cacà da piccolo, rischiava, se tu fai una piscina vuota rischia la paralisi. Ti rendi conto che sono passati 20 anni, ancora mi porto avanti questa cosa qua, questa cattiveria. Beh, di questa è di una bellezza. Ma è un'invenzione? Era un'invenzione, non è vera? Sebastiano? No, non è vero. Allora, uno, guarda, la mia piscina da quando la casa non è mai stata vuota. Mai. E due non mi sono mai tuffato in una piscina vuota, sono scivolato e sono cascato sul bordo. Non lo sapevo, giuro. Beh, strano, perché i giornalisti non dicono mai cagate. No, ma infatti sempre obiettivi, ragazzi. Sì, lo sappiamo. Ma poi quali giornalisti? Non esistono più i giornalisti. Esatto. Allora, io sono Pellegatti, giornalista che si piega ma non si spezza. Carlo Pellegatti. Si piega tanto. Io ringrazio Giorgio e Marco. Prima di lasciarvi velocissimamente, di nuovo. Le palle andate. Sì, io ospiti a cena, devo andare. Mangerei volentieri, sì, anch'io. Prima di andare. Però tutti voi dovete venire da noi quando facciamo gli ottavi. Magari non tutti insieme, però sarebbe carino avervi anche via Zoom, cioè via però anche una volta facevate i salottini ed era più divertente perché c'era sempre anche la compagnia femminile, io mi ricordo lo sapevo dove stavi andando a parare, ma non ti sei quello. Sei appena scusatemi usato. Ma io devo passare la mia vita sempre con Pellegatti e Zampini, io ho capito. No, ma non ti sei appena sposato? Sì, ma mia moglie non guarda Twitch. Ah. La seconda vita di Fabrizio Biasin su Twitch. Credo che c'è anche una terra. No, comunque, ricapitolando velocissimamente, dal 3 al 18, dagli ottavi in poi, tutti i giorni, tutte le partite, live, una volta sul canale della Jalapas, una volta su BPTV, sempre negli studi di BPTV, insieme a Carlo Pellegatti, Marco, Giorgio e poi ci sarà ospiti. Esatto. Facciamo un appello al Presidente della Repubblica, aiutateci a battere in Italia Carlo Pellegatti. Facciamo questo appello, speriamo che vada a buon fine. E comprate il libro anche. Esatto, stavo dicendo, in più c'è anche il libro, uscito oggi, giusto? È uscito oggi, siamo già in classifica. Ah, ce l'hai lì. Ce l'ho. Sentite, ma il programma... Giorgio. Il programma sulle sì. 5, l'ho fatto o no a primavera? Ne stiamo ancora parlando. Ne parliamo con calma. Con calma, va bene. Ma molta calma. Noi intanto procuriamo le gentili donzelle per il tuo arrivo. Va bene? Carlo, scusa, accosta un attimo e chiedi, sa combien? Ciao Fabrizio, Ravanelli, grande, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao grazie. Opla, allora, vabbè, detto questo, ovviamente come pubblicità di quello che poi andremo a fare dal 3 al 18, passiamo